momento mediale che ha segnato la mia vita è sicuramente le Torri Gemelle, l'evento insomma, dell'attentato alle Torri Gemelle. È quello che mi ricordo più nitido, diciamo, che ho più nitido nella memoria. Ero piccolo, però, come tutti quanti, stavo guardando la televisione, è apparso il servizio speciale e niente, e mi ricordo che sono rimasto abbastanza colpito. Davanti alla televisione, in ginocchio, a fianco a mio fratello e mia sorella, e le torri col fumo che usciva. L'istante proprio in cui era successo è l'istante in cui sono apparse le prime immagini che abbiamo potuto vedere dell'evento. Un altro evento mediale potrebbe essere l'elezione di, appunto, Barack Obama, però ecco, quella non mi è rimasta impressa, non c'è un momento specifico che mi ricordo che ho visto in televisione l'elezione di Barack Obama o sui social. And we have breaking news, momentous news, really. CBS now estimates because of victories in California, Washington, Oregon, and Hawaii. CBS projects that Senator Barack Obama of Illinois will be the next president of the United States. Adesso lo possiamo dire in questi termini. Donald Trump è il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Un evento particolare che penso in qualche maniera abbia segnato la mia vita e che ho visto, insomma, in TV anche, perché effettivamente è diventato poi mediatico, penso. È stata per esempio l'elezione di Trump. Mi ricordo del fatto che, appunto, di questo spoglio elettorale, quindi questi voti, queste barre che correvano, no? Delle statistiche, era presente, no? Quando fanno quegli schemi e così, e quindi che andavano sempre più sul repubblicano. Io facevo, oddio, Dio mio, salvateci. Ero a Roma, ero a casa con la mia famiglia, stavamo guardando la puntata speciale del 6 gennaio dei Soliti Ignoti e viene interrotto all'improvviso perché dovevano mandare in onda il servizio appunto delle proteste alla Casa Bianca. L'immagine in particolare che ricordo è in realtà il frammento di video in cui ci sono sia le persone che stavano manifestando che si facevano fondamentalmente delle foto con quelle che dovevano essere, che era la polizia o comunque i guardiani all'interno del congresso, però soprattutto l'immagine in cui aprono le transenne e li lasciano entrare. La mia mente ha fatto subito un collegamento che in realtà con le ultime proteste che ci sono state sempre in America, quindi era facile riuscire a fare un confronto tra quelle che erano state le proteste e il movimento del Black Lives Matter con quest'ultime. Cioè, l'approccio è stato completamente diverso. Appena era finito il servizio del TG, ho iniziato a seguire una live Twitch di un ragazzo che mandava in diretta il documentario della CNN, se non sbaglio, e quindi era in inglese e lui si occupava di fondamentalmente tradurre in italiano per i suoi ascoltatori. E prima del 6 gennaio, avevi mai visto delle immagini simili a quelle di Capitol Hill in TV? Simili nel senso di una protesta. Di impatto che hanno avuto su di te a livello emotivo. Allora, può sembrare assurdo, però sì, io non sono credente, però a me ha particolarmente emozionato quando è stato eletto Papa Francesco. Ero con mia nonna, in quel momento lei ci teneva che io fossi là con lei perché insomma lei era molto emozionata e non lo so, sono immagini forti che. Pur non credendo, in realtà mi hanno emozionato parecchio. Avevo 19 anni e stavo in giro, stavo a passeggio per Tivoli con Massimo, con mio marito adesso. E all'epoca non c'erano i centri commerciali, però c'erano dei grandi negozi di elettrodomestici, per cui noi ci siamo visto l'elezione di Giovanni Paolo II dalla vetrina di un negozio. Ed è stato molto emozionante, intanto perché non stavamo da soli, c'erano un sacco di giovani vicino a noi, anche meno giovani. E poi perché è stata la prima volta che era stato eletto un papa non italiano. E per cui è stato veramente un evento molto, molto grande, molto, molto importante.
E ci ha dato subito questa sensazione di apertura, no? Della Chiesa, del mondo in quel momento. Anche perché poi era un Papa giovane, mi è rimasto impresso perché non aveva nemmeno 60 anni quando è stato eletto. L'immagine di quel Papa straniero che si affaccia dalla finestra di Piazza San Pietro è rimasta scolpita e ovviamente la sua frase famosa, se sbaglio mi corrigerete. Fratelli e sorelle, gli eminentissimi cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma. Ecco, c'è un evento che mi ha segnato, ma mi ha segnato nella personalità che di allora, appunto, di me ragazzina, poco più appunto che bambina, e ricordo fedelmente le immagini e i momenti davanti alla televisione e non da sola, insieme ad un gruppo di persone della mia famiglia, mia nonna, i miei vicini di casa, durante i quali vedevamo la tragedia di Alfredino. E la televisione di allora mostrava passo dopo passo, collegamento dopo collegamento, tutte le fasi di questo salvataggio che purtroppo poi è finito appunto tragicamente, come dicevo, e che mi ha segnato per questo, perché ovviamente eravamo tutti lì incollati davanti al televisore, con gli occhi davanti al televisore e speravamo, ecco, in un lieto fine, come succede nei telefilm. Quella era cronaca, quella era vita vissuta più che cronaca, era un momento, diciamo, di dolore, e dove arrivavano gli stati d'animo dei genitori, delle persone che erano lì, ma anche degli stessi giornalisti che erano, si sentiva il coinvolgimento. Chiedi dei nonni, della mamma. Soprattutto della mamma, piange, La signora adesso dov'è? È piange. dovuta No, andare sta via. male, sta male a letto, non, è crollata, non gliela fa più. Perché lì sono stati 3 o 4 giorni, giorno e notte, io. Perché? Perché ha messo, perlomeno, all'interno della mia famiglia tutti in apprensione, compresi il bambino, quello più grande, cioè il figlio, quello più grande, che già aveva 4-5 anni, capito? E non solo apprensione, ma stare lì a sentire, ah, forse ce la fanno, non ce la... cioè proprio quindi creare ansia, partecipazione, Partecipazione. ansia, sì. Anche angoscia, fammi dire poi alla fine. È bene che sia così? Oppure abbiamo creato, perché riflettendoci a posteriori, uno si rende conto che forse è stato creato un evento mediatico forte che non ha contribuito in maniera positiva, no? Fammi dire, alla presa di coscienza delle persone, ma gli ha creato un impatto emotivo che non direi che poi sia stato così positivo, soprattutto i bambini, no? Fammi dire, perché poi lì davanti ci stanno i bambini, ci stanno gli adulti. Ce l'ho stampato proprio nella mente, no? Che io mi sedevo più davanti, essendo il più piccolo, poi dietro c'erano quelli di mezzo e poi in fondo c'erano gli adulti, sembrava di stare al cinema. Allora, ci mancava solamente quello che passava con i popcorn e le bibite. Luglio del 1969, lo sbarco sulla Luna. 5 piedi e mezzo, 2 metri. Piano ancora, dicono da terra. Go! Ha toccato. Mio padre è venuto a svegliarmi per farmelo vedere. Ed è stata una cosa emozionantissima, non potrò mai dimenticarlo. Quando Tito Stagno gridava al televisore, ha toccato, ha toccato, ha toccato. Mi sembrava poi, l'ho rivisto in Pizzulu quando l'Italia era campione del mondo. Mi è sembrata quella cosa, c'è questa assonanza fra i due eventi, che sono due eventi, certo, non c'è paragone fra l'ammaraggio sulla Luna e vincere il campionato del mondo, però è quel ripetere che ti rimane impresso nella memoria anche quando avrai 80 anni, 90 anni, no? Ha toccato, ha toccato, ha toccato, oppure i campioni del mondo. Ecco, sono quelle cose che ti lasciano impressi. Poi soprattutto a un ragazzino di 9 anni, il 69 anni, ecco, quello sull'atterraggio sulla Luna è stato proprio il momento clou che mi è rimasto impresso. E ho conservato, a caso, c'ho ancora la foto del giornale con quella...
con del Paese Sera, con Corriere della Sera, se non ricordo, con quella scena. Me lo sono guardato proprio momento per momento, era pure notte, mi pare, quando trasmetteva Tito Stagno, era giornalista. E mi ricordo che ero seduta sui gradini della casa di mia madre, c'era il televisore davanti, e io avevo in braccio mio figlio Andrea, che all'epoca aveva pochi mesi. Mi ricordo che ero affascinata anche dal giornalista, biondo, sapeva illustrare molto bene tutto quello che accadeva momento per momento, quindi è una cosa che mi è rimasta proprio nella memoria, sicuramente. Mi ha colpito perché è una cosa assolutamente nuova, assolutamente impensabile negli anni precedenti. Sì, sì, è vero, si parlava di andare di questo sbarco sulla Luna, però insomma sembrava che fosse ancora un po' tanto lontano, ecco. Quindi c'è una realtà così, così vicina nel tempo, veramente mi ha meravigliato, mi ha colpito. Tanto che pensavo, mio figlio diventerà astronauta. Stupidaggine. Ripetiamo, anche l'uomo è atterrato sulla Luna. A te Orlando per i commenti da Houston e per la reazione da Houston. Beh, l'immagine è importante, è molto importante, perché intanto rimane nella memoria più facilmente, più incisivamente. Non vedendo l'immagine tu fai lavorare un po' la fantasia, però è soggettiva la cosa, no? Sicuramente allora le immagini mostravano più verità ed erano molto più chiare. Molte volte capita che magari in TV fanno vedere gli articoli di giornali, ma le foto sono molto limitate e quindi io mi vado ad informare su altri siti dove magari le immagini sono maggiori e lì, diciamo, creo più collegamenti di quando li creo senza immagini, perché per me è proprio il fulcro di quei dati. Certamente il fatto che l'immagine, che adesso appunto la nostra comunicazione, la nostra informazione passi tantissimo attraverso l'immagine, porta evidentemente anche a una creazione di un fenomeno che è il fenomeno della fake news, che è un fenomeno contemporaneo assolutamente, che prima era, cioè se ci pensiamo, 50 anni fa, 60 anni fa, la fake news era un complotto, cioè una cosa ben organizzata, cioè per far arrivare un'informazione falsa o tendenziosa dovevi veramente mettere in moto tutta una macchina per far uscire su quel giornale magari quella notizia che effettivamente era falsa. Oggigiorno la fake news si generano e si autogenerano a volte senza neanche che te ne renda conto. L'immagine può essere quanto un titolo clickbait che fuori decontestualizzata alla fine può raccontarti tutto o niente. Ce ne sono sicuramente, ho visto tanti di quei video, tanti di quelle cose, ormai siamo caricati dalla mattina alla sera sul telefono di questa roba qui, però niente che veramente mi faccia lo stesso effetto di... Forse la morte di... l'evento della morte di Kobe Bryant, di qualche tempo, dell'anno scorso, quando era? L'anno scorso, quest'anno. Vedendo le immagini dell'elicottero che cadeva e non so neanche se era poi appunto l'elicottero veramente se era l'elicottero di Kobe Bryant quello lì che facevano vedere le immagini, non si sa, insomma poteva essere per un video qualsiasi. Se non ricordo male la prima partita a colori che ho visto, ho detto ammazza, il campo è proprio verde come lo vedo allo stadio, ed è quella che mi è rimasta proprio impresso. Non ricordo se era il 72 o 76, però o in Argentina o in Germania, adesso, però è stata proprio quella prima immagine, ragazzo dodicenne, adolescenziale, no? Che è abituato a vedere l'Italia sui campi di calcio, e quando l'ho visto io dico, ammazza, è proprio come quello, è proprio vero. Perché un conto è un aspetto mediatico culturale che arricchisce la persona, è un conto invece che gli crei forti tensioni e quindi può anche disorientare. Andrebbero selezionate le immagini perché ormai buttano, soprattutto sulla rete ci mettono di tutto, quindi devi stare anche attenta
a non incappare in immagini che poi danno anche fastidio. I media, ora come ora, anche per piccole immagini, ti dicono che sono appunto contenuti sensibili se tu sei sicuro di guardarli. E quindi è una cosa che secondo me è un fatto che ha migliorato molto. Perché appunto dei contenuti magari che io personalmente non amo vedere o non li approvo molto, secondo me dovrebbero essere più controllati o comunque gestiti in modo migliore. Se io vedo un'immagine di quel tipo così forte, dovrebbe colpirmi e continuare a farlo perlomeno tutte le volte che succede. Invece la massima carica, la massima quantità di video e di cose che vediamo ormai tendono ad appiattire tutte queste sensazioni, no? di disagio, di paura, inquietudine. E questo secondo me è un effetto negativo, tende appunto a freddare quasi l'anima piuttosto che a romperla. Ho fiducia nelle nuove generazioni, nei nuovi ragazzi. Ho fiducia nella capacità di vedere qual è una notizia giusta, qual è una notizia invece falsa, no? Qual è una notizia vera e qual è una notizia falsa. Ho fiducia perché siamo molto più abituati, molto che in questo mare di notizie che ci arriva addosso siamo molto più capaci a decifrare la verità.